Dai disegni di quando aveva 7 anni, allegati alle relazioni degli esperti dell'ufficio sanitario locale, si evince che Alessia Pifferi ha gravi carenze mentali e disturbi psicologici, dovuti, probabilmente, a un abuso sessuale subito da parte di qualcuno che conosceva. Credo che il carcere a vita non sia compatibile con il suo vissuto e nemmeno la permanenza in una REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, poiché non è pericolosa. Grazie a questi documenti presenteremo una richiesta di una nuova perizia psichiatrica. Così l'avvocato Alessia Pontenani, difendendo Alessia Pifferi, una madre di Milano condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di fame, stenti e sete la sua bambina Diana di 18 mesi, ha sottolineato che la sua cliente era in uno stato mentale che non le permetteva di comprendere la gravità del crimine commesso. Pifferi aveva lasciato la bambina da sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022 per raggiungere il compagno all'F, nella Bergamasca. È chiaro dalle relazioni in cui veniva chiesto un insegnante di sostegno e dalle nostre consulenze che Alessia Pifferi soffre di un ritardo mentale importante e di disturbi psicologici gravi. È sempre stata abbandonata a se stessa. Le diedero un sostegno a scuola, ma alla fine la madre glielo negò. Come possono la difesa e i suoi consulenti sostenere l'incapacità di Alessia Pifferi di intendere e volere? Come vengono condotte le perizie psicologiche? Alessia Pontenani dispone di documenti risalenti al 1992, quando la Pifferi era una bambina di 6 o 7 anni con alcune disarmonie. C'erano anche alcuni disegni che la piccola Alessia faceva durante le sedute con la psicologa, anche se aveva spiegato di preferire il colorare rispetto al disegnare. I disegni, suggeriti dagli esperti, rappresentano principalmente una casa con persone o animali che potrebbero simboleggiare la famiglia. Secondo la difesa, questi disegni testimoniano le difficoltà di Alessia nel mantenere relazioni serene, sia con i genitori che con gli altri. Queste difficoltà sembrano essere persistite nel tempo, forse aggravandosi. Alessia Pontenani ha ribadito più volte durante il processo di primo grado queste argomentazioni, anche se senza successo. Il fatto di volere a tutti i costi un rapporto con un uomo, e lei voleva a tutti i costi un rapporto con l'elettricista di Leffe, Angelo, racconta la solitudine e il bisogno di affetto mai ricevuto di questa donna. La prima relazione psicologica su Alessia Pifferi risale al 10 dicembre 1991, quando aveva 6 anni. Su richiesta della scuola si recò con la madre presso la sede dell'ex USL 13 di Milano. Una psicologa documentò gli incontri con la bambina, sia da sola che in presenza della madre e dell'insegnante. La conclusione emersa da tutti i rapporti fu disarmonia evolutiva sulla base di un disturbo di relazione. La richiesta di intervento è stata avviata dalla scuola, con il consenso di entrambi i genitori, per il seguente motivo. Alessia non vuole andare a scuola, finge di stare male la mattina. Ha visto morire i nonni materni che l'hanno praticamente cresciuta quando la madre lavorava e poi se n'è occupata la sorella maggiore Viviana. Fin dall'infanzia emergeva chiaramente che il rapporto di Alessia con la famiglia era problematico, come testimoniato nel corso del processo, durante il quale la madre e la sorella si sono posizionate contro di lei. Il padre, invece, è deceduto. È importante ricordare le parole ripetute più volte da Viviana Pifferi. «Mia sorella continua a raccontare bugie. Non è vero che noi l'abbiamo abbandonata. Era lei che non mi voleva mai far stare sola con la bambina. Diceva alla gente che aveva comprato i vestiti di Diana in boutique e invece ero io a regalarglieli». Torniamo alla fine del 1991. Dopo un colloquio con la madre Maria Assandri, la psicologa scrisse questo. «Ultimamente Alessia vuole dormire nel lettone perché fa brutti sogni e allora uno dei due genitori deve andare nel letto accanto a quello della sorella maggiore». È così insolito che a 6 anni un bambino voglia dormire con mamma e papà? Secondo quanto raccontato da Maria Assandri alla psicologa dell'epoca, la bambina aveva anche difficoltà a separarsi da lei e ancora usava il ciuccio come molti altri bambini. La specialista ha registrato. Non ha amiche,
anche perché dove abita non ci sono bambini. È mammona e segue la mamma per tutta la casa. L'insegnante, per farla lavorare, deve mettersi vicino a lei. In quel caso è entusiasta di ciò che apprende. Per quanto riguarda il padre, in aula Alessia Pifferi lo ha descritto come un uomo violento nei confronti della madre, ma ha anche sottolineato di essere stata molto legata a lui e di aver sofferto profondamente per la sua morte. La psicologa dell'epoca, basandosi sul racconto della madre, ha dipinto un ritratto del padre che non era affatto negativo. Il papà non sa più come comportarsi con lei. Se la prende con le buone, lei si convince ad andare a scuola, ma soffre se la mamma esce e non se esce il papà. Il papà però le fa passare tutti i capricci e la compra. La psicologa annotò un solo elemento stravagante durante il colloquio avuto con la bambina da sola, mentre la madre fumava una sigaretta fuori. La bambina avrebbe espresso il desiderio di regalare alla madre una biscia da far strisciare nel letto. Inoltre, durante il colloquio in presenza del genitore, la bambina si mostrò particolarmente taciturna, rispondendo con monosillabi e mantenendo costantemente lo sguardo fisso sulla madre, anziché sull'interlocutrice. Alla domanda su perché avessero consultato il servizio solo alla prima elementare, la risposta fu: Alessia non riesce ad abituarsi alla scuola e continua a piangere. Il 12 maggio 1992 fu presentata la prima richiesta per l'assegnazione di un insegnante di sostegno a tempo pieno. La bambina presenta una disarmonia evolutiva sulla base di un disturbo della relazione e difficoltà di apprendimento secondarie. L'aderenza alla realtà non è sempre costante, a causa dell'ansia che la pervade e ostacola la concentrazione, per questo si richiede il sostegno. Nella rinnovata richiesta del 1993 furono utilizzate le stesse parole. In base all'osservazione della bambina durante i colloqui con lei e i suoi genitori, nonché all'analisi di alcuni dei disegni precedentemente menzionati, dove è raffigurata costantemente una casa simboleggiante la famiglia, con un uomo e una donna che potrebbero rappresentare i genitori, gli esperti dell'epoca rilevarono un deficit nelle capacità di attenzione, memoria e apprendimento, con disturbi nella sfera affettivo-relazionale. Non si dispone di informazioni dettagliate sulla durata del sostegno fornito, né è chiaro se sia stato effettivamente revocato per decisione della madre, come sostiene la difesa, dato che non ci sono altri documenti dell'epoca a riguardo. Secondo la psicologa Alessandra Bramante, specializzata nell'assistenza alle mamme detenute per omicidio e autorizzata dalla Corte d'Assise di Milano a visitare Alessia Pifferi dal decreto del 21 maggio scorso, la donna continua a manifestare quei disturbi della sfera relazionale che erano evidenti sin da quando era bambina. Alessia non dovrebbe stare in cella. Credo che, dato il suo vissuto, considerato che nessuno l'ha mai voluta e curata, dato che è come se fosse un fantasma per tutti, non dovrebbe andare nemmeno in una REMS. E allora, quale sarebbe il luogo più adatto per Alessia Pifferi affinché non rappresenti più un pericolo per gli altri e per se stessa? La psicologa dice: in un convento dove può essere amata, accudita e dove può aiutare qualcuno. La famiglia Pifferi è rimasta costantemente sorpresa e ha sempre respinto l'accusa di aver abbandonato Alessia a se stessa e di non averla amata. Ecco le parole di Viviana Pifferi. La difesa sta facendo di tutto per mettere in cattiva luce la nostra famiglia, ma sbaglia. Noi avevamo a cuore lei fino a che non ci ha sbattuto le porte in faccia e amavamo la bambina. Credo che continui a mentire, come ha sempre fatto. Il confronto tra la difesa di Alessia Pifferi, la sua famiglia che si è costituita parte civile, e l'accusa è stato estremamente intenso durante il processo. Chi ha ragione? Ecco come Alessia Pifferi rispose al pubblico ministero Francesco De Tommasi durante il suo primo interrogatorio, avvenuto il 20 luglio 2022, subito dopo il fermo. Secondo il PM, questo primo confronto dimostra la sua capacità di intendere. Evidentemente non è pazza. Rispose con fermezza, dimostrando una lucidità sorprendente. Ammise anche di aver mentito. Aveva detto al compagno che la bambina era al mare con la zia Viviana e alla madre che era con una babysitter inesistente. Il PM le chiese:
Non pensava fosse pericoloso lasciarla sola nel lettino? Alessia. Sì, sì. Il PM. Lo ha pensato? E lei. Sì. Il PM. Ne era consapevole? Sì. Lei lasciava a casa sua figlia per il weekend? Sì, ero sempre molto preoccupata. Sulla settimana passata all'F, costata la vita a Diana, disse: Non ero tranquilla perché sapevo di fare qualcosa che non andava fatta. Il PM le chiese perché e lei perché poteva succedere qualcosa. Che cosa? E lei: Qualsiasi cosa, anche col mangiare. Magari poteva subentrare qualcosa anche nel sonno, un malessere, un malore, cose così. Il PM insiste. Lei ha pensato che potesse capitare quello che è successo? Pifferi. Di portarla al punto di morire, no. Pensavo a una morte in culla, ma magari anche quando c'ero. E lui. Ma allora perché non è tornata? Nessuna risposta. Il PM. Che cosa ha pensato quando è tornata? Ho pensato che era successa una cosa troppo, troppo grossa, ero nel panico più totale. Lei ha pensato che tra i rischi ci potesse essere anche che non respirasse? Inizialmente non rispose, poi disse: Sì, il PM. Lei conosce le conseguenze su un bambino così piccolo di un digiuno prolungato? Pifferi. Sì. E che conseguenze ha? A parte la disidratazione, la morte. Lei ha detto a parte la disidratazione, la morte. Lei, sì, la morte. A quel punto il pubblico ministero terminò le domande. Quindi è evidente che Alessia Pifferi era consapevole di ciò che stava facendo, come si può dedurre dalle sue risposte ferme e adeguate. Nonostante avesse mantenuto una posizione diversa in aula, è stata condannata all'ergastolo, confermando agli occhi dei giudici il suo ruolo di assassina.